Ciao amici di Pinte di Storia, ecco una cosa fondamentale da fare. Antonio, sì, siamo in ritardo oggi. Devi lavorare meglio su queste skill. Oggi siamo qui perché? Perché, tanto per cominciare, abbiamo rubato il ruolo del potere a Michela Criola e quindi siamo qui con Antonio e Matteo. Ciao a tutti, e siamo qui perché sempre più spesso abbiamo sentito parlare ultimamente. Madonna mia, bevi senza un indice, vergognati, almeno batti. Salute anche a voi. E sentiamo sempre più spesso parlare di rivolte, indipendenze, referendum a fini fiscali per la redistribuzione dei proventi delle tassazioni. E l'altro giorno ci siamo trovati a parlare e ci siamo resi conto che non è un tema d'attualità. A nessuno piacciono le tasse. E quindi abbiamo pensato di proporvi la nostra personalissima top 5, diciamo, il nostro elenco delle 5 rivolte fiscali preferite. Ovviamente non sono necessariamente le più importanti, sono quelle che ci sono venute in mente prima. E quindi cominciamo, no? E non sono disposte in ordine di importanza, ma le presentiamo. Ah sì, le mettiamo cronologicamente per una pura questione di comodità. Sì. E allora, cominciamo direi, no? Comincio io? No, ma comincio io. Perché se dobbiamo andare in ordine cronologico, direi che... Ah, scusate, stavo per dimenticare una cosa fondamentale. Questa è una lista ovviamente superficiale, è un sorso, quindi ci metteremo pochissimo tempo, però ci piacerebbe che ci lasciaste detto quale di queste 5 vi interessa di più o la trovate più importante dal punto di vista storico, insomma fateci sapere nei commenti qual è la vostra preferita e noi magari potremo pensare di farci una pinta sopra, vediamo un po', quindi commentate e fateci sapere. Ora, stavamo dicendo, tu prima mi dicevi che le rivolte sono quasi sempre... Di solito finiscono male, magari hanno delle conseguenze importanti le rivolte contro le tasse, ma sul momento finiscono quasi sempre male. Ecco, quasi sempre male, perché per esempio la prima rivolta di cui vogliamo parlare è quella dei Vespri siciliani. Allora, che cosa succede? Nel 1282 la Sicilia si ribella contro l'oppressore francese, come è stato detto per secoli, e si dichiara indipendente. Poi, una volta messa davanti all'esercito francese, o meglio, Angioino del Regno di Napoli, che era sceso alla Riconquista, ha cominciato a rendersi conto che forse da sola non ce la faceva e ha prima cercato di farsi infeudare dal Papa e poi, dopo essere stata rifiutata, si è data in dono, fondamentalmente, a uno dei discendenti degli aragonesi. Ok, allora adesso tocca a me. Va bene, io ho pensato intanto alla guerra dei contadini. La guerra dei contadini non è un conflitto ben definito, ma sono una serie di rivolte, agitazioni, movimenti quasi anarchici che si sviluppano in Germania tra il 1524 e il 1526. Siamo nel pieno periodo della riforma protestante, della prima affermazione della riforma protestante, e quindi i contadini si ribellano non solo chiedendo un alleggerimento del carico fiscale ai signori, ma anche un alleggerimento delle imposte che si pagavano alla Chiesa, quindi una riduzione della decima che si pagava ai parroci, o la possibilità di scegliere essi stessi i propri parroci. E quindi parte questo movimento difficilissimo da tenere sotto controllo, dove vengono bruciati castelli, fortezze, monasteri, dai contadini in armi. E la repressione è ferocissima, sono circa 100.000 morti nella regione della Germania meridionale, della Germania occidentale, in Trentino e anche in Austria in parte, infatti. E questa, secondo me, è proprio la rivolta contro le tasse dal basso. Sì, anche se questa poi avrà degli strascichi più prettamente religiosi, se pensiamo che da questa base poi gli scontenti della repressione finiranno quasi tutti per ritrovarsi sotto il movimento religioso degli anabattisti, che finirà tragicamente nell'assedio di Münster, dove verranno praticamente trucidati tutti senza pietà. Sì. L'altra rivolta che avevo pensato io è invece la rivolta di Masaniello, questa forse è un po' più nota, ed è la rivolta a Napoli del popolo napoletano guidato da questo leader carismatico Tommaso Aniello di mestiere pescivendolo contro una nuova gabella sulla frutta. E quindi una rivolta contro le tasse, ma la frutta la mangiavano tutti, e poi lui è un leader. E anche in questo caso c'è una rivolta che dura solo pochi giorni prima che Masaniello venga ucciso, però la rivolta iniziale contro la frutta porterà alla successiva nascita tra il 47 e il 48 dell'effimera Repubblica Napoletana. E questa, Masaniello ci sta sempre.
E infine io avevo pensato alla guerra d'indipendenza americana, che è un conflitto mondiale quasi, visto le potenze coinvolte, e tutto il conflitto parte dallo slogan iniziale dei rivoltosi: nessuna tassazione senza rappresentanza. Cioè, i rivoltosi, gli americani, non volevano avere nuove tasse senza poterne discutere in Parlamento in Inghilterra, mentre invece gli inglesi davano per scontato che le nuove tasse, come quella sul tè, come quella sui bolli, si potessero applicare in automatico a tutte le colonie. Io avevo pensato a questo. Beh sì, poi dobbiamo pensare anche che, visto che siamo usciti, anche se solo parzialmente, dall'europeocentrismo, dobbiamo pensare che queste sulla fiscalità sono problematiche che riguardano tutti i continenti, no? Per esempio, anche la rappresentanza, o meglio, la marcia più rappresentativa della rivolta non violenta portata avanti da Gandhi in India è quella del sale, che appunto si lamentava dell'imposizione senza limiti di censo della tassazione sul sale da parte dell'impero britannico su tutti gli abitanti del territorio indiano, compresi anche gli europei, c'è da dire, non solo sugli indiani. E quindi che cosa succede? Che Gandhi, guidando una torma di persone impressionante, fa questa marcia diretta verso le saline regie per prendere un pizzico di sale a simboleggiare la proprietà degli indiani di questo bene primario. E anche qui la repressione sarà ferocissima. Tra l'altro non si può parlare, cioè è una rivolta non violenta appunto, quindi ci saranno... La repressione è violenta. La repressione però è violentissima, ci sono le forze di polizia, insomma, dell'impero britannico, che cominciano a colpire i manifestanti, che non oppongono resistenza, si lasciano colpire, ma sono talmente tanti che riescono alla fine con la sola forza dei numeri ad andare avanti, ma quando cercheranno di cambiare la salina di destinazione, Gandhi finirà arrestato e insomma poi sappiamo tutti com'è andata a finire. Okay. E si comincia lì la liberazione. Si porterà a quello che tutti conosciamo. Bene. Queste sono le 5 rivolte che ci sono venute in mente. E adesso lasciamo a voi la parola e fateci sapere quali sono quelle che vi piacciono, o se ce ne sono altre che non abbiamo citato ma che considerate importanti. Quindi alla prossima e salute! Alla prossima! Thank you.